Ciao a tutti e ben ritrovati. Sono Laura di L'Arte si fa in quattro. Le festività si avvicinano e così oggi vi presento un'idea molto carina di addobbo natalizio. Come base da decorare utilizzo un piccolo cuscino a forma di cuore. Alcuni di voi lo avranno riconosciuto. È quello che ho utilizzato nel tutorial dedicato al punto festone. Per la sua preparazione vi rimando quindi al link che trovate sotto nella descrizione oppure nella copertina finale. E ora iniziamo! Il primo cartamodello sarà il faccino di un simpatico Babbo Natale, che andrò a ricavare da questo feltro rosa, spesso un millimetro. Per la sagoma della barba utilizzo un feltro bianco spesso 2 mm. Per ritagliare bene queste parti così piccole occorre adoperare un forbicino a punta curva. Come decoro, realizzo un ricamo a punto scritto lungo tutto il bordo, tralasciando questa parte perché verrà coperta. Lo farò con due fili di cotone grigio, in questo caso utilizzando una matassina DMC numero 414. Qui vi mostro come realizzare dei piccoli riccioli nella parte inferiore della barba. Con lo stesso feltro passiamo ora ai baffi e ai capelli. Ciao, Mister Bottone! Ah sì, bravo! Diamo dei suggerimenti. Allora, questo oggetto che stiamo creando insieme lo potete preparare per voi, non so, per attaccarlo all'albero di Natale, fuori dalla porta, oppure alla maniglia di una finestra, insomma, dove più vi piace. Oppure lo potete anche considerare come chiudipacco per un regalo che dovete fare. O ancora, ad esempio, come un piccolo dono. E magari potreste attaccare sopra uno di quei graziosi cioccolatini natalizi che hanno quelle forme bellissime. Che ne dici, Mister Bottone? A questo punto procedo nello stesso modo della barba con il ricamo a punto scritto. Thank you.
ricordo che nella descrizione trovate il link per acquistare i vari materiali utilizzati in questo video. Ecco qui il risultato dei primi passaggi. Ora, sempre con l'aiuto di un cartamodello, realizzo un cappello che avrà la punta a destra. Quindi sul feltro rosso, spesso 2 mm, sul retro disegnerò il cappello con la punta rivolta a sinistra. Procedo, come per le altre parti, al ricamo lungo il bordo con due fili di cotone rosso. Questa volta la matassina è la numero 815. Non dimentichiamoci del pompon, che andrà a rifinire il cappello del nostro Babbo Natale. Ho preparato il cartamodello di una targhetta con la scritta auguri. Per realizzarla utilizzo sempre il panno Lenci rosso, ma voi potete scegliere il colore che più vi piace. Intorno al bordo disegno dei piccoli archetti in questo modo. Una volta ritagliata, procedo a ricamare con il cotone rosso sempre a punto scritto il bordo rettangolare, aiutandomi con quello che ho appena disegnato sul retro. Per disegnare la scritta un po' centrata, mi aiuto con il cartamodello e con il righello, in questo modo. Per ricamare la scritta, questa volta utilizzo una matassina color oro. Thank you.
dopo aver ritagliato un piccolo naso con questa forma, posiziono le varie parti del viso di Babbo Natale, solo per orientarmi nel disegno degli occhi. Che una volta ricamati con il cotone nero, risulteranno così. Vediamo ora insieme la fase di assemblaggio dei vari elementi che abbiamo preparato, in particolare la loro posizione e l'ordine nel quale vanno attaccati al cuore, utilizzando la colla a caldo. Qui il risultato, ma non abbiamo ancora finito. Come decorazione sopra la targhetta preparo un fiocco doppio con questo nastro alto 1 cm. Per aiutarmi a fare il fiocco ho chiesto in prestito al mio piccolo bottoncino questi pezzi delle sue costruzioni che mi permettono di decidere la dimensione che voglio dare al fiocco. Procedo così. Faccio 4 passaggi a forma di 8 . Poi porto il nastro al centro, lo passo in questo buco e lo faccio uscire sul retro. Considerate che questo sarà il davanti del fiocco. E infine lo faccio passare da qui e poi tiro. Dopo aver rifinito le 2 codine, procedo ad incollarlo sul cuore. Come ultimo passaggio, prendo circa 10 cm di cordone color oro, di tipo elastico, lo preparo annodato così e lo vado ad incollare sul retro del cuore. Termina così il nostro lavoretto. Spero che vi piaccia, a me tantissimo. Voi sapete che le forme, le decorazioni, i colori e i materiali sono solo delle idee e dei suggerimenti per la vostra fantasia. Continuate a seguirci per creare insieme a noi i vostri addobbi natalizi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella. Grazie di cuore e tanti auguri. Alla prossima, ciao!